Ciao a tutti. Una delle domande aperte rivolte a Fujifilm, tra le più gettonate, c'è: ma come si fa a sapere quanti scatti ha fatto la mia macchina fotografica? Ma per quanti scatti è certificata? Per quanti scatti l'otturatore effettivamente può reggere? Allora, Fujifilm non dichiara niente, nel senso che non ci sono dichiarazioni ufficiali relative alla durata dei singoli otturatori per le macchine fotografiche Fujifilm, non ci sono modi ufficiali per sapere quanto effettivamente quanti scatti ha fatto il nostro otturatore, tranne in alcuni casi, per esempio la serie X100, adesso non ricordo se in tutti i modelli, però c'è effettivamente un counter, quindi un contatore degli scatti del nostro otturatore meccanico. Dunque, ci sono comunque degli escamotage. Ci sono alcuni software che leggono gli EXIF delle singole fotocamere, delle singole foto, e ci dicono quella foto a che numero di scatto dell'otturatore corrisponde. In altri casi, e ve lo segnalo sotto nei link nella descrizione, c'è un sito che vado a leggere perché è un pochino complicato, apotelit.com, ma vi lascio il link completo in descrizione. Fornisce un servizio, credo il più pratico, dove online c'è la possibilità di caricare un file di una X-T3, solo X-T3. Il link è relativo solo all'X-T3. Caricate un file JPEG o RAW e vi restituisce il numero di scatti a cui quel file effettivamente corrisponde, quindi il numero di scatti che ha fatto la nostra fotocamera. Ribadisco, solo X-T3. Cosa succede? Che ricordiamo che l'X-T3 scatta sia con l'otturatore meccanico che l'otturatore digitale. L'otturatore digitale in realtà non è nient'altro che l'acquisizione dell'immagine da parte del sensore e lo stop di questa acquisizione, punto e basta. Mentre il meccanico sono proprio le tendine che si chiudono. Quindi ogni volta che c'è un'attuazione di questo otturatore meccanico, effettivamente c'è un minimo di usura che comunque va conteggiato su un numero di scatti ovviamente abbastanza elevato. Il contatore che vi lascio in descrizione conteggia solo l'otturatore meccanico, quindi se avete fatto 1 milione di scatti con l'otturatore digitale, assolutamente non vengono conteggiati, solo quello meccanico. Allora, vi dico anche quello che dice più o meno il sito, anche perché sulla pagina ci sono un pochino di informazioni. Canon e Nikon forniscono informazioni riguardanti il numero di scatti che una determinata macchina fotografica può effettivamente fare. Fuji non lo fa. Per Canon e Nikon ci sono dei software che effettivamente conteggiano il numero di scatti, benché sia Canon e Nikon vi dicono che per il numero esatto degli scatti fatti da una macchina fotografica bisogna andare in un centro assistenza. Okay. Si è stimato che sull'X-T3, sottolineo, è una stima fatta da gente che non c'entra assolutamente niente con Fujifilm, ma si stima che X-T3 possa avere un otturatore la cui durata si aggira intorno ai 200.000 scatti, più o meno. Questo però non dà la garanzia, ovviamente, che ci si arrivi a 200.000. Può anche essere che ci arrivi anche a qualcosa meno. Però è soltanto una stima basata più o meno su quella che è la concorrenza. È una stima abbastanza plausibile, ci mancherebbe. Quindi basterà caricare la foto JPEG o RAW direttamente su questa pagina, c'è un grosso quadrato su cui si clicca e c'è la possibilità di caricare effettivamente questa immagine, e nel giro di poco, insomma, c'è la restituzione del numero di scatti. Io ho provato, effettivamente funziona, ho provato anche con altre macchine fotografiche, con la mia X-A5, non funziona ovviamente. Quindi ribadisco, è solo per l'X-T3, e diciamo che è un modo per tenere sotto controllo quello che sono gli scatti, la vita della nostra macchina fotografica, ed è una cosa abbastanza interessante. Per oggi chiudo qui, ovviamente se ci sono domande potete farmele direttamente qua sotto, lasciatemi un like, attivate la campanella dopo aver attivato anche ovviamente la sottoscrizione per non perdervi i video. Quindi per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.